Io sono Giovanni Barbieri, Istat, appunto con Monica avevamo pensato questa cosa. Forse Monica si è dimenticata, allora integro io di dire una cosa. Una mia curiosità, quantomeno la mia curiosità personale, è: voi magari avete vinto questo premio qualche anno fa, no? E poi la vostra vita è continuata. E può darsi che quel premio vinto vi abbia folgorato sulla strada della statistica, avete detto: ma io ho capito la mia vera vocazione, fare lo statistico. E invece può darsi che poi i casi della vita o le vostre scelte, le vostre preferenze, eccetera, eccetera, vi abbiano portato a fare, che ne so, lo chef con 2 stelle Michelin, oppure l'allenatore di pallacanestro, eccetera. Quindi storia di vita e di statistica, è la statistica è diventata centrale o magari no nella vostra vita. Quindi di raccontarci, sempre col massimo rispetto della privacy, magari anche qualche aspetto curioso di questo tipo. Certo, no, tiallo pure, perché come si diceva, Giovanni, questa è una sessione che vuole essere un po' fuori formato. Siamo abituati a venire ai convegni, a veder proiettato qualcosa, ascoltare una persona che descrive quello che è il contenuto della slide e poi acquisire o intervenire, discutere. Non è questo quello che noi vogliamo fare qui. Noi qui vogliamo fare tutta un'altra cosa. Se c'è chi ha preparato presentazioni, ben venga. Però ci interessa proprio fare una conversazione sui punti che io e Giovanni vi abbiamo richiamato. Cioè, la statistica nella vostra vita, ma che posto ha adesso? E che posto aveva allora o ieri, quando il premio è stato assegnato? Quindi si può cominciare con i giri di microfono, io mi rimetto a sedere su una di queste magiche sedie e da chi volete, ma si può seguire anche l'ordine che è qui. Le Olimpiadi della statistica, per esempio. Prego. Vieni. Vieni qua che così ti si vede, non lo so. Vai. Allora, buonasera a tutti. Intanto io sono Marco Morelli, sono docente di matematica presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Montani di Fermo. Quello che è cascato il tetto. Ah, sapete tutto, sapete tutto allora. No, questo non lo devi dire però, perché se no si comincia subito male. Non lo riferisco alla nostra dirigente. No, è proprio quello lì, è l'istituto più antico d'Italia, veramente fondato nel 1854, quindi ancora prima dell'Unità d'Italia. È un istituto tecnologico, quindi ci sono diversi indirizzi e articolazioni. La statistica purtroppo non fa parte del corso di studi delle scuole secondarie di secondo grado, però all'interno di matematica le linee guida nazionali indicano anche diciamo, argomenti di statistica e di probabilità. Io in particolare sono il referente per le Olimpiadi di statistica da circa 3 anni e insieme alla dirigente abbiamo costruito, tra virgolette, questo successo che quest'anno ci ha portato alla vittoria della categoria biennio nella gara individuale con Anastasia Musi, che è qui presente, e al terzo posto di Danilo Calcinaro, che è nella categoria quarto e quinto anno. E niente, la statistica, diciamo, nella mia vita ci è entrata qualche anno fa, dove ho iniziato anche come supporto alla didattica presso l'Università degli Studi di Ancona, l'Università Politecnica delle Marche. E essendo docente di scuola secondaria ho cercato di promuovere anche la cultura statistica all'interno della scuola, che non è facile perché ci sono altri colleghi un po' più anziani di me che hanno il loro programma, diciamo, più diretto alla matematica piuttosto che alla statistica, anche se le linee nazionali sono ben chiare su questo e quindi è necessario. Senta, è necessario. Marco, posso chiedere una cosa? Allora, si parla delle Olimpiadi, ora tutti lo sapranno, ma forse 2 parole è meglio spendere. Le Olimpiadi della statistica sono un concorso nel quale i ragazzi devono fare insomma, una serie di rispondere ai test, fare dei test alla fine dei quali o hanno fatto bene le cose o le hanno fatte male o certo. Mediamente, comunque c'è chi passa, chi vince e chi no. È una cosa che riguarda le scuole secondarie e superiori. Sì. Allora io mi chiedo, questo strumento, per la tua esperienza, ha il potere, tra virgolette, la qualità di avvicinare studenti e insegnanti alla statistica oppure no? E se sì, come? Insomma, aiutaci a migliorarlo, perché insomma vincere un premio è anche una responsabilità. Sì, senz'altro, e questo aiuta sicuramente anche, no, abbiamo divulgato chiaramente
questo successo all'interno della scuola, e sicuramente la preside è stata molto contenta di questo, e quindi poi una cosa tira l'altra, ecco. La statistica, nella mia modesta opinione, che è quello che dico anche ai ragazzi quando organizziamo i corsi per la preparazione a queste Olimpiadi, è un modo molto efficace per effettuare scelte consapevoli, che questo alla fine è quello che dico sempre loro. Dobbiamo, in questo corso che facciamo, ci divertiamo, facciamo qualcosa per divertirci, ma anche per far sì che uno studente diventi un cittadino che sia in grado di fare scelte consapevoli, visto che sono bombardati da miliardi di dati, e quindi il saper scegliere consapevolmente, secondo me, è di fondamentale importanza. Sì, e ragazzi che ne dicono? I ragazzi, eccoli qua, adesso presentatevi anche voi. Così. Alzatevi, fatevi vedere. Io sono Danilo Calcinaro e ho finito il quarto anno a LIDI, l'indirizzo elettronica. La statistica nella mia vita, cioè, non ha avuto un ruolo centrale, comunque, essendo che realmente ho solo 17 anni e poi, come diceva prima il professore, questa branca della matematica non viene comunque... non ha ruolo principale all'interno del percorso di studi, però comunque per me è stato interessante, poiché io ho interesse verso la matematica in generale ed è una cosa che mi piace molto. Mica poco. E la signorina? Mi chiamo Anastasia Muzzi, quest'anno ho finito il secondo anno dell'Istituto Tecnico Indirizzo Chimica, e la statistica nella mia vita non ha influenzato molto, anche perché sono all'inizio e potrò anche continuare a studiare. Sì. Ma vedrai che se continui a studiare chimica, come si dice, come diceva la mia nonna, tu ci rammenti, perché succederà. E poi riguardo al fatto che si parla di matematica applicata alla fine, no? È vero, è matematica, strumenti matematici applicati, però c'è un quid che forse il vostro professore vi può spiegare meglio di me, perché io non vorrei entrare poi con termini un po' polemici su questo, no? Però tra matematica applicata e statistica un po' di differenza c'è. Lei che dice, dottor Barbieri? Che è vero, tieni. No, io dico che non solo c'è la differenza, ma poi c'è anche su questo Monica e io siamo istituzionalmente, diciamo, su due bordi diversi dello stesso ruscelletto, cioè che da una parte c'è la scatola degli attrezzi, degli strumenti, della statistica come disciplina scientifica che permette di affrontare la probabilità, temi di questo genere, diciamo, quindi non una matematica applicata, ma una disciplina scientifica a pieno titolo, con anche un contenuto di modernità diversa, cioè matematica, quando parliamo di matematica parliamo di Pitagora e di Euclide, cioè parliamo dell'antica Grecia. Quando parliamo di probabilità parliamo del 1600, no? Prima la mente umana non era stata capace di affrontare questo insieme di temi. Questo è un versante, la sponda del ruscello su cui sta la Società Italiana di Statistica. Poi ci sono le statistiche, cioè l'abitudine al ragionamento quantitativo, alla misurazione, per prendere nelle situazioni della vita quotidiana, sta un po' nel titolo della conferenza, no? Dall'incertezza alla decisione consapevole. L'incertezza esiste, ci turba, ci dà fastidio, no? Preferiremmo che fosse tutto chiaro, però nella nostra vita dobbiamo prendere una serie di decisioni individuali o collettive, e queste ci sono. Ne approfitto che la parola la restituisco subito per dire, cosa che forse neanche Monica sa, una la sa di sicuro, che quest'anno per la prima volta le Olimpiadi della Statistica italiane, che erano l'ottava edizione, sono state anche la fase preliminare per le Olimpiadi europee della Statistica,
che non si possono chiamare Olimpiadi ma competizione, perché il Comitato Olimpico Sloveno ha detto le Olimpiadi siamo solo noi, no? Quelle dei cinque cerchi, eccetera. E che l'anno prossimo ci saranno di nuovo la nona edizione delle Olimpiadi italiane di statistica e la seconda edizione della competizione europea. Questo mi sembra un annuncio importante. No. Parteciperemo anche l'anno prossimo e cercheremo di fare bene come quest'anno. Grazie. Bene, allora, dalla scuola secondaria superiore ci si impenna verso il dottorato. Monia, okay. Raccontaci. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Monia Ranalli, vincitrice del miglior premio di tesi dottorato di qualche anno fa. Ho concluso il dottorato nel fine 2014. Diciamo che la statistica ha cambiato notevolmente la mia vita, perché inizialmente il mio background era di tipo finanziario, quantitativo finanziario. Poi con una tesi di magistrale e triennale in statistica mi sono decisa di proiettarmi verso questo mondo sconosciuto all'epoca. E quindi ho iniziato un anno di master in Inghilterra ed è stato un anno intenso dove la mia vita è stata completamente dedicata alla statistica. Poi sono tornata ad un equilibrio, però diciamo che per colmare alcune lacune e comunque per, diciamo, poi sono convinta che se c'è la passione, se c'è la determinazione, si riesce nelle cose. Quindi questo mi ha portato a far sì che le mie giornate fossero completamente fatte di statistica. Ho comprato miliardi di libri e poi diciamo che son felice, adesso sono una ricercatrice ancora precaria, però fondamentalmente si cerca di far bene. Sono anche convinta che le guide in un percorso come diciamo il percorso della carriera universitaria, le guide, le persone che vanno a seguire i ragazzi, i giovani, sono fondamentali. E io ho avuto la fortuna sia in Italia che in America, con un periodo di visiting e poi un postdoc, di incontrare delle persone che trasmettono la passione per la ricerca, trasmettono la passione di lavorare al di là del guadagno, e quindi poi se si è soddisfatti del lavoro che si fa è tutto più facile, e quindi anche le incertezze, perché paradossalmente siamo statistici e quindi teoricamente dovremmo essere molto bravi a avere a che fare con l'incertezza, però poi nella vita pratica di tutti i giorni l'incertezza ci spaventa, e quindi il mondo, diciamo, accademico, che ha molto di incerto, non siamo mai pronti ad affrontare. Perché Monia, raccontaci, perché non tutti lo sanno, specialmente forse più giovani. Sì. Il PhD, il dottorato di ricerca, è la qualificazione necessaria ormai, esatto, per accedere ai primi livelli della carriera universitaria. Esattamente. Oltre il PhD, oltre il dottorato, c'è una serie di anni di ricerca, fondamentalmente i cosiddetti assegni di ricerca, dove praticamente si ha un progetto su cui si lavora. Ora, al tempo stesso, per poi poter procedere... Qual è il progetto tuo, Monia? Dici di che cosa ti occupi. Il mio progetto, vabbè, fondamentalmente mi occupo di classificazione, di clusterizzare, quindi detto in parole molto povere è trovare dei gruppi che siano omogenei, quindi che abbiano delle caratteristiche comuni e che siano quanto più diversi da gruppo a gruppo. Questo è, diciamo, l'argomento principe. Poi ovviamente applicati a livello spaziale, classificare le onde del Golfo di Napoli, classificare la riproducibilità di dati genetici, oppure a livello sociale, quindi diciamo diverse applicazioni, però diciamo che il punto centrale è sicuramente la classificazione. Per tornare al discorso che facevo prima, ovviamente bisogna affrontare un po' di anni di lavorare molto bene, cercare di pubblicare e procedere. Vabbè, comunque insomma la vita te l'ha cambiata sicuramente in tutti i sensi. Quindi però cosa? Sposerò un ingegnere, quindi no. Quindi diciamo che il machine learning, vado a sposare proprio la parte opposta della statistica. Può essere un connubio fantastico questo. Al momento siamo uniti al machine learning. Gli statistici con il machine learning stanno in conflitto. Uniti soltanto da big data, però in realtà vedremo. Okay.
Ti ci vuole il microfono, se no non ti si sente. No, è sempre una battuta. Quello che noi chiamiamo intervallo di confidenza, gli ingegneri chiamano tolleranze, no? Un problema di comunicazione di fondo. Però. Sì, forse basterebbe uniformare il linguaggio, però. Esatto. Perché tradurre un concetto nel linguaggio dell'altro. Perché mentre tu parlavi di classificazione, pensavo, visto, il metodo viene applicato poi a contesti molto diversi, esatto, dalle onde del mare agli oggetti, ai beni del supermercato, esatto, ai comportamenti delle persone. Quindi la qualificazione è che il metodo statistico poi è suscettibile di tante mm-hmm. applicazioni, quindi forse ci sono dei concetti originari che possano essere trasportati come mm-hmm. in un linguaggio sovradisciplinare fra tante discipline. Certo. E magari si può cercare di fare questo sforzo. Ecco, credo che uno dei compiti delle società scientifiche sia questo anche. Certo. Prego. Sì, hai ragione, però le resistenze sono molto forti, no? Perché poi alla... quando all'Istat l'anno scorso abbiamo utilizzato appunto una tecnica di classificazione per definire i gruppi sociali sulla base del reddito familiare e di alcune variabili socio-economiche, abbiamo subito, per così dire, una reazione molto forte dei sociologi che tendono ad applicare diciamo categorie a priori. Quindi è in parte un discorso di linguaggio, ma è anche in parte un discorso, diciamo, di diverso approccio scientifico, se posso dire così, ai problemi. Certo. Monia. Quindi grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a te. Okay. E sempre parlando di scuola, adesso io andrei al liceo scientifico, perché il premio per la didattica qui vede la partecipazione di una folta schiera di persone che vengono dal liceo scientifico, ma prego presentatevi, magari se venite qui siete in favore di telecamera e potete raccontarci la vostra storia nei tempi e nei modi che volete. Allora, io mi chiamo Laura Zucchi, sono docente di matematica presso il liceo scientifico Galilei di Trieste e ho pensato quest'anno di proporre ad una classe seconda del liceo scientifico un percorso di ricerca che partisse dall'inizio e venisse svolto interamente dagli studenti. E quindi stavo guardando un po', anche discutendo con i ragazzi quali argomenti trattare, e quando nel frattempo è uscito il bando di concorso della Società Italiana di Statistica che proponeva un tema, ho proposto alla classe questo tema, loro l'hanno preso. Il tema è lo smartphone, l'uso dello smartphone e quindi i problemi, sostanzialmente i problemi connessi, il fatto che effettivamente può rendere più soli e ovviamente i rischi dell'utilizzo della tecnologia. E quindi l'ho proposto ai ragazzi e i ragazzi hanno scelto di continuare, di lavorare su questo, si sono organizzati, hanno fatto tutto un lavoro di ricerca per conoscere, per approfondire innanzitutto la tematica e poi, esattamente, e poi hanno prodotto un questionario, ma forse è meglio che ve lo raccontino loro. Ok, abbiamo... Io sono Lorenzo Maroi e quest'anno noi tre abbiamo finito la classe seconda del liceo scientifico Galilei e per questo progetto inizialmente ci siamo documentati sui vari argomenti da poter trattare, divisi in gruppi abbiamo fatto ricerche sui vari argomenti e successivamente abbiamo scritto un questionario, abbiamo fatto un questionario e stando attenti sempre a non uscire dal tema del concorso, prendendo sempre domande inerenti adesso. Successivamente l'abbiamo sottoposto a poco meno di 400 persone che sono della nostra scuola e di altre scuole, anche nostre familiari e anche dei docenti. Successivamente abbiamo raccolto i dati e abbiamo creato dei grafici e abbiamo visto i risultati, che non sempre erano quelli che ci aspettavamo. Questo è fantastico perché, mi si sente?
In genere gli addetti ai lavori sanno, e a volte lo dicono ma a volte no, che qualsiasi questionario è una rappresentazione già della realtà, insomma. Quanto meglio è fatto e composto, tanto più svolge il compito di essere una finestra dalla quale entrano le realtà. Quindi il fatto che tu dica è venuto fuori qualcosa che non mi aspettavo significa, a parer mio, che da un lato il questionario era fatto in maniera egregia e che poi vedi che la realtà ha il potere di stupire e che quindi è importante che qualsiasi preconcetto, pregiudizio, abbia poi il conforto o il confronto o, se vuoi più in generale, la validazione dei dati veri. Questo sì. È uno dei motivi per cui si è lanciato questo tema e ci è piaciuto che l'abbiate svolto in questa maniera, proprio perché rappresenta un passo importante del ragionamento statistico. Ho un'idea, la verifico e poi la cambio o la confermo, ma comunque mi metto a confronto con la realtà. Io sono Lavinia Francese, vado in classe con loro e anch'io ho partecipato a questo progetto e sono rimasta stupita perché appunto i valori che ci aspettavamo non erano quelli previsti. E niente, la statistica non è stata fondamentale nella mia vita, però secondo me, come in tutte le piccole cose, ci ha dato una marcia in più e un'esperienza nuova. Quindi è stato un bel progetto e mi spiacerebbe rifarlo. Ecco. Io sono Marta e volevo aggiungere a quello che hanno già detto i miei compagni che grazie a questo progetto come classe ci siamo uniti veramente molto. Quindi sono grata sia alla nostra professoressa che alla statistica perché grazie a questo ci ha uniti. E abbiamo fatto anche un video insieme al progetto che possiamo mostrare a tutti. Se dovessi salire su un'astronave in partenza per lo spazio ed essere costretto a portare con te un solo oggetto, quale porteresti? Pensa ad una risposta. Ciao a tutti. Vorremmo esporvi i dati da noi raccolti mediante un sondaggio riguardante l'uso e i problemi dello smartphone. Abbiamo svolto le ricerche riguardanti le tematiche del video a piccoli gruppi, in modo da poter approfondire il più possibile ogni argomento. Successivamente abbiamo sviluppato il questionario e l'abbiamo somministrato a varie classi di diverse scuole ed anche ad alcuni adulti. Infine abbiamo raccolto ed elaborato i dati, tabulato e costruito grafici e creato questo video per illustrarli al meglio. La prima domanda che abbiamo posto, dopo i classici dati sociodemografici, chiaramente, è stata: sei costretto a portare con te un... Se dovessi salire su un'astronave in partenza per lo spazio ed essere costretto a portare con te un solo oggetto, quale porteresti? Pensa ad una risposta. Ciao a tutti. Vorremmo esporvi i dati da noi raccolti mediante un sondaggio riguardante l'uso e i problemi dello smartphone. Abbiamo svolto le ricerche riguardanti le tematiche del video a piccoli gruppi, in modo da poter approfondire il più possibile ogni argomento. Successivamente abbiamo sviluppato il questionario e l'abbiamo somministrato a varie classi di diverse scuole, ed anche ad alcuni adulti. Infine abbiamo raccolto ed elaborato i dati, tabulato e costruito grafici e creato questo video per illustrarli al meglio. La prima domanda che abbiamo posto, dopo i classici dati sociodemografici, chiaramente, è stata: quali dispositivi elettronici possiedi? La risposta, come ci aspettavamo, è che praticamente tutti possiedono uno smartphone e molti possiedono un computer ed una connessione internet. Un dato che ci ha fatto molto riflettere, invece, è stato quello riguardante l'utilizzo del telefono durante la giornata. La prima cosa che salta all'occhio è come ormai le email siano praticamente inutilizzate dopo il boom dei social network avvenuto nell'ultimo decennio, fenomeno che però risulta strettamente connesso alla fascia d'età. Con l'aumentare dell'età aumenta l'utilizzo dell'email. Si nota anche come internet sia una costante nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi e la sua assenza, anche se temporanea, abbia effetti su molti aspetti della quotidianità, merito o colpa dell'esponenziale progresso tecnologico. Concentrandoci sui social, notiamo come le femmine che utilizzano Snapchat siano molto di più rispetto ai maschi,
mentre Facebook è diffuso solo sopra i 16 anni. WhatsApp è ormai utilizzato da tutti. Un altro dato secondo noi degno di nota è che la maggior parte della popolazione, sia per i ragazzi che per le ragazze, ha iniziato ad approcciarsi alla tecnologia tra i 10 e i 12 anni, età piuttosto prematura per navigare in internet. Questo aspetto meriterebbe un approfondimento, ma esula dal lavoro che ci eravamo prefissati. Dall'analisi dei dati raccolti abbiamo potuto appurare come mediamente i giovani trascorrono 1 o 2 ore al giorno giocando al cellulare, fenomeno che risulta più accentuato fra i maschi, mentre le femmine trascorrono più tempo ad ascoltare musica. Se da un lato è vero che il cellulare con internet può creare legami senza dover tener conto della distanza, dall'altro spesso isola le persone, in particolare quando si è in compagnia. Si può notare dalla rappresentazione come non di rado capiti che qualcuno si estranei dai propri parenti o amici per usare il cellulare con diverse finalità. Un dato che ci conforta un po', invece, è che oltre il 30% della popolazione non perde ore di sonno per stare al cellulare, mentre a quasi il 50% capita solo rare volte. Ma ti ricordi della domanda che ti abbiamo posto all'inizio? Ti ricordi cosa hai risposto? Se sei un maschio, con grande probabilità, 42%, hai pensato di portarti un computer connesso ad internet. Se sei una femmina, invece, c'è una probabilità del 38% che tu abbia subito pensato al cellulare. Non ci aspettavamo, invece, che ci fossero maschi che preferiscono portarsi dietro un pallone piuttosto che il cellulare. Un vero campione non smette mai di allenarsi, vero? Ma ora arriviamo alla parte più delicata del lavoro, quella legata ai danni causati dal cellulare. Essi possono essere gravissimi, come la generazione di tumori nelle parti più sensibili. Un dato che ci rassicura è che 7 persone su 10 sono a conoscenza di queste problematiche, mentre solo il 3% dichiara di non saperne nulla. Nonostante queste risposte, però, ben il 72% dei giovani tiene il cellulare nella tasca di pantaloni, vicino all'apparato genitale, quando è fuori di casa, e il 56% lo tiene acceso vicino al letto durante la notte. La vicinanza al cellulare per periodi prolungati è un problema, in quanto le onde che emette continuamente per essere connesso a internet o per registrare la nostra posizione possono comportare i danni già citati. L'ultimo dato che vogliamo esporre è quello riguardante gli effetti complessivi dell'utilizzo dello smartphone nella società moderna. Nonostante il massiccio utilizzo, c'è un comune accordo sul fatto che l'uso del cellulare tolga tempo alle relazioni, crei dipendenza e aumenti i rischi. Sono veramente in pochi a pensare invece che abbia migliorato realmente i rapporti tra le persone. Beh, grazie, grazie molte. E, non so, Giovanni, hai qualche curiosità? Qualcuno ha Se dovessi curiosità? Salire su un'astronave in partenza per lo spazio ed essere costretto a portare con te un solo Ora, oggetto, ce lo riguardiamo un'altra volta. Pensa ad una risposta. Sì? Ciao a tutti. Vorremmo esporvi i dati da noi raccolti mediante un sondaggio. Forse vorrei passare la palla a Eleonora Meli, perché noi quest'anno nel rapporto abbiamo svolto le ricerche riguardanti le tematiche del video a piccoli gruppi, annuale in modo da poter approfondire il più possibile ogni argomento. Successivamente abbiamo sviluppato il questionario e l'abbiamo somministrato a varie classi di diverse scuole. Scusiamo. Dicevo, nel rapporto annuale dell'Istat di quest'anno ci siamo occupati di reti e relazioni tra persone e tra i vari argomenti abbiamo anche analizzato quello, diciamo, le differenze, le similitudini, effetti di complementarità o di spiazzamento tra le relazioni individuali condotte di persona e le relazioni condotte attraverso, appunto, i social media. Te la passo la parola. Eleonora? Ma no, per finire questa storia. Parla sullo stesso argomento, perché nel capitolo 4, che vi invito a leggere, in cui si parla appunto delle relazioni sociali, e, grazie all'indagine uso del tempo, in cui si rilevano i tempi con le persone passate sia face to face, sia appunto tramite social network o app di messaggistica, quello che veniva fuori è che effettivamente i giovani evidentemente passano più tempo e questo tempo è piacevole, ma comunque è meno piacevole
del tempo passato di persona con gli amici. Quindi è vero che ci si distrae magari anche nella relazione faccia a faccia, cioè se sto con te però mi arriva il messaggio io me lo leggo, però magari te lo condivido e il fatto di condividerlo rende in qualche modo la relazione tra me e te più forte e quello diventa sì un momento di relazione esterna ma non solo. E, diciamo che soprattutto l'aspetto che ci piaceva sottolineare, che ci è piaciuto sottolineare in questo capitolo del rapporto annuale, in questo contributo, era rispetto alla piacevolezza del momento, quindi rilevando il benessere puntuale di quell'attività, il fatto di stare di persona con gli amici è comunque più piacevole di sentirli per, insomma, tramite altri certo. dispositivi. Posso? Allora, io sono Riccardo Giubilei, un dottorando al 33° ciclo presso il Dipartimento di Scienze e Statistiche qui all'Università della Sapienza di Roma. E innanzitutto vi volevo fare i complimenti sia a voi che agli studenti che non sono qui presenti, perché è stata un'analisi veramente molto interessante e quanto mai attuale. E anche complimenti per il video, che è stato fatto in maniera veramente molto piacevole da vedere e si vede che comunque c'è stato molto lavoro dietro. E la mia domanda è, a parte l'utilizzo del pallone nello spazio, che tra l'altro potrebbe essere quantomeno proibitivo sia per questioni di spazio che di gravità, e quali sono i risultati che avete trovato più sorprendenti? Beh, a me ha sorpreso molto il fatto che molti adolescenti si esternino dal gruppo di amici quando si esce per stare sul telefono, perché ad esempio a me con i miei amici non succede mai, e vedendo i dati che rilevavano questo, che molte persone si esternano per stare sul telefono, a me ha sorpreso molto. A me ha sorpreso, oltre a queste cose qua, il fatto delle ore di sonno. Non so, io personalmente ci perdo purtroppo troppe ore di sonno stando sullo smartphone, ascoltando musica in realtà di più, però invece dicono i risultati che tutto sommato è equilibrato più o meno. Quindi per me è questo. C'è da dire che non era un'indagine campionaria, cioè certo. I dati sono ristretti a quel campione, ma non sono estendibili in nessun modo, scientificamente in nessun modo. Questo è. Però ovviamente abbiamo lavorato su tutto il biennio della scuola, che comunque è un liceo scientifico, per cui anche lì non rappresentativo se vogliamo, no? No, sì, oltre che il biennio della nostra scuola abbiamo anche appunto chiesto ad altri alunni, anche di triennio di altre scuole, per esempio abbiamo proposto a dei alunni del linguistico, noi invece siamo dello scientifico, quindi anche per vedere la differenza tra una scuola che ha relativamente più ragazze in confronto a una scuola che ha in percentuale più mista. Sì, no, io tra l'altro in quel periodo insegnavo anche a un'accademia dove avevo studenti dell'accademia i quali volentieri hanno risposto, hanno compilato anche loro il questionario, quindi avevamo una popolazione comunque mista, però le proporzioni non rispettano, sicuramente non sono rappresentative, quindi da quel punto di vista i risultati vanno letti con un po' di criterio, ecco. Sì, certo, però è un'indagine pilota fantastica, questo sì, coglie completamente l'obiettivo che è il target costituito dai ragazzi della vostra età e non per nulla ha vinto il premio, insomma, questo va ricordato. Bene, grazie, se non ci sono altri commenti su questa esperienza nella vostra vita, lo rifareste per essere più amici? Sì? Allora direi che innanzitutto nessuno di noi si aspettava che saremmo riusciti a vincere il premio, no, giusto? E infatti quando la professoressa ce l'ha detto eravamo felicissimi e veramente è stata un'emozione vincere questo premio. E lo rifaremo sicuro. La statistica legata a un evento positivo. Sì, esatto. Non è male. Grazie ancora, davvero. E allora già che partiamo... Sì.
per la statistica sotto le stelle. Prego, parli te, parlate tutti, come vi siete organizzati? Sì. Possiamo anche andare tutti. Eccoci qua. Allora, intanto raccontateci che cos'è questa statistica sotto le stelle. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Alfonso D'Amelio, e uno studente di Data Science all'Università La Sapienza di Roma e vincitore insieme a Valerio Guarrasi e di Stats and the Star 4, diciamo che è stata fatta recentemente il 20 giugno a Palermo, dove appunto FinDomestic ci chiedeva appunto di fare una predizione dandoci dei dati su dei clienti, una classificazione appunto per predire quello che era il comportamento dei clienti, quindi clienti in contenzioso, clienti regolari e diciamo cattivi pagatori. E, diciamo che dal mio punto di vista è stata un'esperienza unica, è partito così per gioco come diciamo il classico hackathon e è risultato essere un'esperienza meravigliosa, sia per diciamo è stato un motivo anche di svago un attimo dopo lo stress degli esami dell'università. Perché scusa, racconta a tutti come si svolge, perché è una cosa sotto le stelle, perché sì, è di notte. Esatto, essenzialmente diciamo la caratteristica di questa competizione è che viene fatta appunto sotto le stelle, si inizia circa dalle 7 del pomeriggio e fino alle 7 di mattina, dove appunto tutti i ragazzi, noi eravamo circa 26 gruppi, dalle 2 alle 5 persone devono appunto mandare a quella che è l'organizzazione, quindi i propri report con le proprie classificazioni. E diciamo per quanto riguarda noi è stata una cosa diciamo del tutto inaspettata, perché cioè, siamo andati là umilissimi con la classica cosa partecipiamo, e poi io ad esempio ero tornato, stavo in aeroporto e mi è arrivata la notizia abbiamo vinto, quindi è stata una cosa e passo la parola a Valerio. Sì, e diciamo è stata un'esperienza fantastica, oltre al fatto di poter applicare tecniche che abbiamo imparato sui banchi durante le lezioni, è stato anche un momento per condividere e scambiarsi idee attraverso altri studenti, c'erano sia dottorandi e universitari della triennale e della specialistica da tutta Italia e venivano anche dalla Svizzera. E poi il premio consisteva in 1.000 euro, quindi siamo stati contentissimi di riceverli. E diciamo, io il mio rapporto con la statistica è abbastanza nuovo. Io ho fatto il liceo scientifico tecnologico qui a Roma e mi sono buttato, diciamo, ero molto indeciso se iscrivermi a matematica o ingegneria gestionale. Ho scelto ingegneria gestionale come triennale e ora siamo insieme ad Alfonso, che ha un background diverso, al primo anno di Data Science, che qui alla Sapienza è nata più o meno due anni fa, mi sembra, e che è una facoltà nuova, molto interessante, diversa dalla specialistica classica, molto più pratica rispetto alle altre, e che ci sta portando, diciamo, belle soddisfazioni. E lasciatemi aggiungere, riguardo al discorso di prima, sembra che il matching statistico-ingegnere sia, diciamo, risultato efficiente in questo caso. Speriamo sia di buon auspicio, ovviamente. Io mi sono già presentato, sono di un paio di anni più grande rispetto ad Alfonso e a Valerio e in effetti sono qui come vincitore delle edizioni di SUS, di Stats Under the Stars, di 2 anni fa e dell'anno scorso. 2 anni fa a Salerno e l'anno scorso a Firenze. E, diciamo, hanno già raccontato in che cosa consiste la competizione. Devo dire che è veramente un'esperienza fantastica, divertentissima. E in particolare mi vorrei concentrare su quella di 2 anni fa, che è stata la prima a cui ho partecipato e che è stata anche quella in cui c'è stato l'innamoramento nei confronti di questa competizione. Io in entrambi gli anni, in entrambi i casi, io ho partecipato come studente di laurea magistrale e quell'anno ci fu sponsorizzata questa gara da parte di un professore durante il suo corso
e decidemmo insieme a studenti di Data Science, io studiavo Scienze Statistiche Decisionali, di partecipare insieme, quindi creando un gruppo misto anche in questo caso. E abbiamo deciso di partecipare all'ultimo, anche in quel caso c'erano ovviamente dei problemi legati al fatto che fosse durante la sessione estiva e di conseguenza dover affrontare un viaggio e comunque una competizione durante la notte non era semplicissimo, quindi abbiamo avuto dei dubbi fino all'ultimo e abbiamo deciso di partecipare tra l'altro anche dopo che il termine delle iscrizioni fosse scaduto, però siamo stati accettati lo stesso per fortuna e siamo partiti veramente a ridosso dell'inizio della competizione qui da Roma, un viaggio di circa 3 ore fino a Salerno in macchina e il motivo è stato che proprio gli altri 2 ragazzi di Data Science avevano un esame quel pomeriggio, quindi appena finito il loro esame ci siamo imbarcati in macchina e siamo arrivati anche lì con un certo ritardo. Però, ripeto, quell'esperienza è stata veramente fantastica anche perché poi inizialmente non sapevamo bene come approcciare il problema perché non avevamo mai avuto esperienza di questo tipo, eravamo comunque studenti di laurea magistrale del primo anno e piano piano abbiamo iniziato a ragionarci e abbiamo trovato una strada che poi ci ha portato a vincere la competizione e quindi conservo questa esperienza sicuramente come una delle più belle e più divertenti della mia vita. E ha avuto un certo rilievo tutto sommato poi nella mia prosecuzione degli studi, perché sicuramente ha cresciuto il mio interesse e la mia passione nei confronti della materia e non so quantificare diciamo il peso specifico che poi ha portato alle mie decisioni successive, ma sicuramente ha avuto un certo peso anche sulla scelta di proseguire gli studi con il dottorato in statistica metodologica. Mamma mia! Bene però, a noi ci fa molto, insomma, alla Società Italiana di Statistica fa molto piacere questo, anche perché l'evento Statistica sotto le stelle è un evento relativamente con una tradizione recente. Sì, sì. La prima volta è stata a Padova. Sì. Tre anni fa. Ci fa piacere tutti gli anni riuscire a raccogliere studenti che vengono dagli ambiti più diversi attorno a un problema e chiedere la soluzione. La soluzione arriva durante la notte e quello che è bello è che ora io non ho partecipato a questi lavori notturni perché non ho più l'età, però quello che mi raccontano, che mi avete raccontato voi e mi raccontano anche gli altri partecipanti, è che è un lavorare insieme, come del resto anche il tema di questa conferenza ci suggerisce, è produttivo, si fa amicizia, ci si scambiano idee, soluzioni e si arriva a un risultato che comunque è un risultato conseguito insieme agli altri in un'esperienza di condivisione, non di isolamento e insomma applicando la statistica, il che per me che sono appassionata della disciplina è il non plus ultra, però mi fa piacere che alla fine questa modalità trovi il favore di voi che avete 20 anni, che avete quindi avuto un'esperienza diversa da quella dei più anziani qui. Bene, grazie davvero. Grazie a voi. Bene, questo lo lascio a me. Ci sono dei commenti, curiosità da chiedere ai ragazzi? No? No? E allora adesso si tratterebbe di parlare del Master Europeo in Statistica Ufficiale. Cioè, visto che si parla di insegnamento, diamo la parola al professor Davide Fiaschi. C'è Giorgio Cecchi? Giorgio, allora come vi volete organizzare? Vieni, prima te Giorgio, raccontaci la tua esperienza in questo Master Europeo. E poi spiegaci in cosa è differente dagli altri corsi universitari. Salve a tutti, io sono Giorgio Cecchi e sono laureato EMOS, quindi European Master in Official Statistics, mi sono laureato a dicembre scorso. E questo corso è nato 2 anni fa e ha sede in molte città europee. Essendo appunto molto giovane, chiaramente ha da crescere e da farsi conoscere. Infatti io che ero nel primo ciclo, in corso con me eravamo soltanto in 4.
È un corso che differisce dagli altri corsi universitari in quanto è molto applicato, diciamo, e prevede anche molti incontri e lezioni effettuate da ricercatori dell'Istat o addirittura di Eurostat. Infatti, 2 anni fa ho vinto una partecipazione alla Settimana Europea della Statistica che si teneva ad Eurostat in Lussemburgo, durante la quale ho conosciuto altri studenti che frequentavano il corso EMOS e anche alcuni altri ricercatori di Istat e di altri istituti statistici nazionali. Quello che è stato bello di questa partecipazione è stata sia seguire le lezioni di questi ricercatori, ma soprattutto seguire da vicino quello che era il loro lavoro quotidiano, quindi potervi finalmente vedere applicato quello che erano i nostri studi. Sì. Quello che ci piaceva sapere, probabilmente anche al dottor Barbieri, ma questo, cioè EMOS perché? Cioè, master in statistica ufficiale, fine, europeo, significa che sì, deve avere una valenza che esce dai confini nazionali. Ma proprio in statistica ufficiale? Cioè, perché non in statistica? Non bastava la statistica? Nel senso, come mai ho scelto di fare questo? Sì, come mai, sì. In realtà perché quando mi sono iscritto alla triennale di statistica, in realtà non sapevo niente ovviamente di statistica, però l'idea che avevo un po' superficiale della statistica era quella che poi ho riconosciuto essere vicina a quella che era la statistica ufficiale, a grandi linee, quindi grandi indagini campionarie, censimenti e quant'altro. E quindi poi ho deciso, essendo nato questo corso, di provare. Sì. Insomma, bello. Non so, Giovanni, tu hai qualche curiosità su questo aspetto? Beh, in fondo l'istituto collabora molto alla riuscita del progetto. Streamano, si dice così. No, io che non sono uno statistico di formazione, che però lavoro da parecchi anni all'Istat, quindi lavoro nella statistica ufficiale, pur avendo un'idea abbastanza chiara di che cos'è la statistica ufficiale, no? Cioè la statistica ufficiale è la statistica che produce informazioni intanto a fini pubblici, no? E poi rispondendo a certi criteri di qualità, di indipendenza, di autonomia, eccetera, eccetera, che ne fanno. Quindi questo io più o meno lo so, pur non essendo uno statistico di formazione. Sono curioso di sapere, ma non so se qualcuno, tu o qualcun altro all'interno di quest'aula è in grado di darmi la risposta, se chi si occupa invece, diciamo, chi ha un percorso formativo nella statistica percepisce una differenza nei metodi applicati o anche soltanto nell'approccio di curiosità scientifica. Noi forse statistici ufficiali siamo meno curiosi degli statistici puri, oppure siamo più contaminati, perché un'altra cosa che io ho pensato spesso è che noi siamo più contaminati perché a noi non bastano le competenze statistiche, anzi in parte deleghiamo alcune di queste competenze metodologiche ai metodologi di professione dentro l'Istat, mentre poi nel campo della produzione tematica è più importante avere competenze economiche, sociologiche e così via. Volevo sapere il vostro punto di vista. Se qualcuno ce l'ha, naturalmente. Mio, ma lo dirò solo dopo. Professor Fiaschi c'ha il suo e penso che fra poco ce lo racconterà. Dal punto di vista degli studenti forse la prospettiva è un po' troppo acerba, nel senso che nel lavoro poi le competenze che tu richiamavi nel lavoro dello statistico sono evidentemente importanti e cruciali tutte, perché lo statistico per definizione interagisce con chi è esperto del dominio applicativo al quale i metodi imparati vengono applicati. Quindi è evidente che è necessario sapere di biologia o avere un esperto biologo che collabora con te se vuoi applicare i metodi nell'ambito
biologico o biomedico, è necessario sapere d'economia o interagire con economisti se vuoi fare delle applicazioni economiche che abbiano un senso importante, sociologi, eccetera, psicologi sociali e via, se vuoi si continua. Questo noi lo sappiamo bene, che la contaminazione con l'esperto di dominio applicativo è essenziale. Poi questo per lavorare nel concreto tutti i giorni. Poi bisogna vedere se uno decide di fare ricercatore e quindi di occuparsi prevalentemente di metodi, allora il discorso può cambiare, ma anche in quel caso il contesto applicativo diventa importante. Non a caso parliamo di statistica ufficiale, ma anche di statistica sociale, ma anche di statistica economica, ora statistica per la ricerca sperimentale, demografia, che è un'altra cosa, volendo, però è abbastanza apparente. Quindi tutto questo credo che nel percorso EMOS abbia un ruolo e costituisca, diciamo, un po' la specificità del percorso con riferimento però agli aspetti giuridico, economico, sociali che poi possano servire nella statistica ufficiale. Ma questo lo lascerei poi al professor Fiaschi, che ha molto da dire. Invece, grazie mille. E invece vorrei chiamare qui la Filomena Racioppi, sì, che è fino a ieri il segretario generale della Società Italiana di Statistica, che è l'anima che è stata dietro tutti questi premi, perché molte volte si parla del risultato ma non ci si rende conto che dietro c'è un lavoro di istruttoria e di preparazione che coinvolge molti soci. La nostra società è organizzata con un presidente, che sono io per il momento, un consiglio direttivo che è composto da soci eletti. Nel consiglio direttivo c'è il segretario, la segretaria generale Filomena, che c'era, lascerà il testimone tra poco una nuova segretaria, Donatella Vicari. Però se voi avete vinto il premio lo dovete a lei anche, perché c'è un lavoro di preparazione che ora lei ci racconterà. Beh, grazie, grazie Monica. No, buonasera a tutti. Non esageriamo, chi ha vinto il premio lo deve solo a se stesso, anzi faccio complimenti a tutti. E dietro questi premi c'è una macchina organizzativa di soci, di appassionati della statistica, di studiosi che hanno voglia di mettere in campo anche la statistica, così per far misurare gli studenti con le proprie capacità, con dei piccoli obiettivi anche gratificanti. I premi sono, come diceva la professoressa Pratesi, molto molto meditati, molto anche diciamo preparati. Non so, parliamo, non so, adesso io non sono qui dall'inizio, non hai quindi visto non il so. Filmato ma dovete filmato. Sapere che l'idea del tema del premio che voi avete vinto l'ha avuta lei, cioè lo smartphone. Parliamo della di quello mi prendo la responsabilità. Di quello mi prendo la responsabilità, perché effettivamente era un po' che ci pensavo e mi sembrava un tema molto, molto attuale, che potesse sfidare proprio le vostre generazioni e anche quelli più piccolini di voi, che hanno, anche loro hanno risposto abbastanza a questa sollecitazione. E quindi, dicevo, dietro a un premio come quello, per esempio, c'è una meditazione di un tema che vi possa interessare e poi, vabbè, non so di cosa avete parlato prima, ma in ogni caso, diciamo, è bello vedere come in ambito statistico, demografico, Monica prima ha fatto l'elenco di tutte le contaminazioni che ci sono con la statistica, è bello vedere come in questi ambiti, insomma, poi ci si possa misurare, entrare in sane competizioni, e non ultima è l'esempio di SUS, di Stats Under the Stars, credo che stesse parlando di quello, no? Che ecco, è stata veramente un'occasione, anch'io non ho partecipato perché fuori limiti di età, però sappiamo che è stata un'occasione di condivisione scientifica e tanto altro. Quindi grazie a tutti e complimenti, grazie a Monica. Allora, mi presento, io sono Davide Fiaschi,
Vabbè, sono dell'Università di Pisa e di fatto qui vi presento questo European Master in Official Statistics di Pisa, no? Perché di fatto ne esistono tanti e questo è semplicemente un esempio di un tipo di declinazione di questo tipo di master, okay, che ha dentro la statistica, ma un particolare tipo di statistica, ma scopriremo è una specie di ibrido tra una laurea in economia e una laurea in statistica e qualcos'altro. Okay? Allora, dove si vede, vabbè, sostanzialmente non è solo l'Università di Pisa, questo devo sempre dirlo, c'è anche il Sant'Anna, Scuola Superiore di Sant'Anna, se no poi, come dire, mi arrivano email di fuoco. Ok? E però quello che sostanzialmente vi voglio fare vedere è sostanzialmente, e notare, è la declaratoria. Perché la declaratoria? Generalmente quando uno fa un corso di laurea è come se, sapete, no? Gli aziendalisti vi insegneranno, voi no perché siete piccoli, ma loro lo sanno già, la mission, no? Tutti abbiamo la mission, no? Che sono gli obiettivi di fatto, no? E quando definite la mission di un corso di laurea, questo è in inglese, quindi ecco perché ve lo riportate in inglese, e all'epoca non c'era official statistics, quindi è, come dire, è un classico out of a sample prediction, ok? Noi avevamo già scritto che ci piaceva avere degli studenti che avessero sia, è vero, un advanced training in economics, cioè sapessero un po' di economia avanzata, però guardate, quantitative and statistical tools. Cioè già all'epoca la nostra idea era, si sta parlando del 2010, di avere un corso in cui noi avevamo economisti, ma che sapessero usare strumenti quantitativi e statistici. Notate, quantitativi e statistici, per noi sono due cose diverse. Okay? E non solo, ma perché questo? Lasciate stare questa roba qua che vi scrivono sempre, perché dovete trovare lavoro, via discorrendo, però perché per noi, e questa è un'idea classica, diciamo che c'è ormai, diciamo, e devo dire, ha avuto grande successo, oggettivamente, per i numeri, questo sostanzialmente rappresenta un prototipo ideale, un archetipo ideale di una professionalità che voi dovreste avere se volete fare un certo tipo di mestiere, che non è solo il mestiere accademico, ma anche, diciamo, lavorare, diciamo, a un certo livello nel mondo. E quindi sostanzialmente questa era un po' la nostra idea. Quando poi è arrivata la possibilità di avere questo EMOS, che cos'è questo EMOS? È di fatto una label che vi dà Eurostat se soddisfate dal punto di vista diciamo dei requisiti, alcune caratteristiche del vostro corso. Allora di fatto è successo che queste cose si sono venute a unire e nel 2015 è iniziata l'avventura di EMOS a Pisa. Come è iniziata? È iniziata con un particolare curriculum all'interno del corso di laurea. Cos'è un curriculum? Generalmente un corso di laurea ha una impostazione generale e poi ha dei specie di percorsi, no? Specifici, se voi volete specializzarvi in qualcosa. In questo momento a Pisa esiste questo curriculum in Official Statistics che soddisfa completamente i requisiti EMOS e quindi c'è questa label EMOS e sostanzialmente è iniziato nel 2015. Di fatto nel 2017 all'interno di questo Official Statistics siamo andati un po' avanti, abbiamo sviluppato un progetto di laurea congiunta con l'Università di Trier. Questa è un'altra cosa importante. La statistica, come la matematica, dovrebbe essere l'economia, ma non lo è. È un linguaggio universale, quindi quando fate queste cose dovete già pensare a un contesto europeo. E quindi tutte queste cose vi rendono molto semplici vendere le vostre professionalità a livello europeo. Io penso che di fatto l'Europa ha un certo margine di vantaggio, quindi direi che è anche mondiale. E quindi di fatto non è strano che abbiamo un progetto di laurea congiunta ora con l'Università di Trier, che sostanzialmente è un'università tedesca molto prestigiosa, e nel 2018 abbiamo avuto il nostro primo laureato, no? Come la primizia, sapete, no? Okay. Quindi questo è veramente breve. Però uno dice, ma cosa c'è qua dentro? Beh, cosa c'è qua dentro? Magari qualcuno di voi sarà non interessato, qualcun altro un pochino di più. Sostanzialmente l'idea è che vi sia un approccio multidisciplinare, su questo torneremo, e l'avete già sentito, cioè l'idea è che chi fa official statistics probabilmente non è uno statistico puro, non è un probabilista che si è riciclato in statistica, non è un esperto di serie econometriche che si è riciclato in qualcos'altro, no, è proprio un official statistics guy, ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che deve avere un approccio multidisciplinare, ora dopo lo capiremo secondo noi perché, quindi deve sapere di economia,
deve sapere qualcosa di econometria, statistica, time series, survey data, smaller estimation nel nostro caso particolare perché siamo abbastanza forti, anzi gli statistici perché io sono un economista, deve sapere come si producono i dati. Qui l'accento di come si producono i dati è fondamentale, no? Ora, nessuno l'ha detto, però sapete, un economista è abbastanza attento su questo. Se uno, sapete che cos'è la troica, la famosa troica? Sì, sapete Grecia, tutte queste cose qua, avete più o meno sentito più giovani. Ecco, una delle cose fondamentali che hanno imposto alla Grecia la troica è la tutela costituzionale della produzione di dati statistici. È come se noi in Costituzione, oltre all'articolo 3 dell'uguaglianza, avessimo l'articolo 4 in cui chi produce dati statistici ufficiali ha una garanzia di indipendenza da tutto. Uno dice, come mai questo? E perché è importante quindi che ci sia qua? Perché la produzione di dati statistici è un tipico processo in cui uno, un'autorità politica, può manipolare, come è successo per esempio per la Grecia, alcune decisioni politiche. Quindi ecco perché l'importanza di avere un esame per esempio dedicato, che non viene mai troppo, come dire, percepita, ma che poi diventa fondamentale, soprattutto quando poi noi ci confrontiamo con un sistema europeo di produzione di dati statistici, quindi la necessità, no, almeno finché non rimaniamo in Europa, di confrontarci con altri, diciamo, 27 uffici di statistica internazionale. Tutte queste cose sembrano abbastanza banali, provate ad andare a Eurostat e cominciate a discutere con un po' di economisti e specialisti di statistica e vi assicuro che diventano un po' meno banali, ok? Importante poi è l'aspetto, fatemi dire, lavorativo, c'è un tirocinio presso l'Istat obbligatorio 12 CFU che vuol dire più o meno 2 mesi, grazie all'Istat diciamo, che fornisce diciamo, assistenza. È importante anche gli altri corsi, perché come ho detto avete un approccio abbastanza multidisciplinare, quindi sapete qualcosa di per esempio legislazione europea e dovete sapere qualcosa anche di aziendale, questo è più o meno ce l'ha imposto la legge. Ed è super importante il fatto che la tesi finale venga fatta in collaborazione con l'Istat. Cioè, quindi è un corso molto sostanzialmente virato verso la produzione di dati statistici, verso il posto dove si producono effettivamente dati statistici. Ecco. Davide, posso... Assolutamente. E quindi il tuo incontro con la statistica è stata un'esperienza sconvolgente, mi fa capire, con questa serie di informazioni che ci passi. Magari forse ci si può riallacciare alla domanda che faceva Giovanni Barbieri prima. Cioè, questa cross-fertilizzazione quindi sembra un requisito importante e essenziale, addirittura da essere un progetto formativo. Allora, farò un po' la... Allora, chi ha inventato i conti economici nazionali? Chi è che lo sa? Eh? Lo sa, ma non vale. Non l'hanno inventato uno statistico. L'ha inventato un economista. Generalmente l'idea è di John Maynard Keynes, no? Che quando uno, se googlate John Maynard Keynes, se l'ha inventato lui. Cioè era un macroeconomista. Indovinate cosa faccio io? Sono un macroeconomista. Quindi sostanzialmente è abbastanza semplice. Cioè se uno fa un modello teorico, ha queste curiosità insane di vedere se questo modello teorico funziona, no? E magari l'insanicità di questa tua idea sta nel fatto che devi avere dei buoni dati e via discorrendo. Quindi di fatto c'è un po' di inizio comune, no? Dopo, devo dire la verità, storicamente ci siamo abbastanza divisi, perché è chiaro, la specializzazione premia, non è che io sono un esperto di come si producono i dati statistici né come si validano, però è chiaro che quando poi abbiamo cominciato a pensare, io, Monica, e ora dopo vedremo la fine... chi altro ci ha aiutato, sostanzialmente non abbiamo avuto grandi difficoltà a capire che c'era un terreno comune, che pensavamo qualcosa di simile e via discorrendo. E il messaggio, secondo me, del progetto era chiaro ed è passato abbastanza, devo dire, agevolmente anche dagli organi accademici, devo dire. Anzi, con grande, devo dire, sospetta facilità, diciamo. Chiamiamola così, sì, nel senso che pensavamo di avere molti più difficoltà. Fatemi dire qualcosa su dica, certo. Io vado piano. Interrompo a questo punto perché... Pronto? Sì, eccoci. Io sono Andrea Spizzichino, lavoro all'Istat e mi introduco qui solo per dire che io sono stato tutor di un ragazzo dell'Università di Pisa, quindi dei 12 penso. E vorrei sottolineare quanto è vero.
Ok. E volevo sottolineare quanto fosse vero queste capacità trasversali di questi ragazzi. C'erano un'ottima formazione, e sono arrivati motivatissimi. E appunto noi ci siamo stupiti di quanto, io in particolare c'era un ragazzo spagnolo che aveva studiato a Pisa e che si è trasferito per oltre un mese a Roma, apposta per venire tutti i giorni all'Istat puntuale, alle 9:30 di mattina stava da noi. E è stata veramente un'esperienza eccezionale, con tutte le difficoltà, immaginate, non siamo tutti dipendenti Istat, per un ragazzo di 23 anni inserirsi in un ufficione come può essere l'Istat dall'altra parte di Roma rispetto a dove abitava, è stata veramente un'ottima esperienza che tra l'altro consiglio a chiunque dovesse capitare. Sì, non ho parlato troppo di esperienza di Istat perché insomma, esatto, ci sono i tutor, c'è l'Istat, quindi non volevo essere un po' troppo, però devo dire questa esperienza, sì, noi diciamo li terrorizziamo. Diciamo che gli diciamo che quando vanno lì, se ci fanno fare brutta figura, poi la pagheranno in varie maniere. E siamo abbastanza, come posso dire, ora è registrato, ma come dire, manteniamo le promesse. E quindi generalmente cerchiamo di irregimentarli molto, anzi l'umiltà, lì vanno per imparare, devono imparare tutto, hanno poco tempo, super disponibili. E, sì, te sei stato particolarmente fortunato perché hai trovato ragazzi, l'ho seguito io per la tesi, quindi qualcosina sapevo sostanzialmente. Sì, e quindi insomma su questo tirocinio siamo contentissimi, cioè perché i ragazzi prima qui si fanno dei mazzi incredibili dal punto di vista teorico, poi vedono veramente cosa si fa. Per esempio ora non so cosa ha fatto lui, ma per esempio ci sono alcuni che ha fatto il modello macroeconomico dell'Istat. Qui lo studi, i modelli, qui li vedi applicati. Per te è il massimo, è come quando studi, non so, per lanciare il missile, ti studi come si lancia il missile e poi ve li dici, ah, ma davvero lo fanno davvero? E ti viene questo dubbio che dice, ma è impossibile, invece lo fanno e tirano fuori anche un numero, o più numeri sostanzialmente. Fatemi, se no sono un po' troppo lungo, scusate, non voglio... Allora, io qui ci ho messo i punti di forza, ognuno, fatemi dire, ha le sue preferenze, questi sono i miei punti di forza come presidente del corso, poi alcuni... E i miei punti di forza sono un approccio multidisciplinare, questa è una mia vecchia fissa, cioè sostanzialmente chi fa l'economista deve sapere un po' tutta questa roba, chi fa l'esperto di official statistics un po' ancora di più, perché deve parlare assolutamente. E questo quarto punto è la cosa fondamentale, secondo me, tra le altre cose, però questa è fondamentale. Qui c'è una forte interazione con Istat, e che per noi è cruciale, per me. Una possibilità, anzi una necessità di avere un approccio europeo assoluto, cioè noi non tendiamo ad avere sistemi economici statistici, ma neanche un'idea nazionale quando si studia, è minima la dimensione europea e poi si va avanti, ok? E questa cosa qui, la quarta, è fondamentale per noi, cioè noi vogliamo, la figura che forniamo noi vuole essere una figura che può parlare a chi produce dati statistici, ma anche l'autorità di politica economica. Il classico problema, che vi ricordate prima vi ho detto la tutela costituzionale, ma non c'è solo il problema della tutela costituzionale, c'è il problema che molte volte l'autorità di politica economica non sa niente dei dati statistici, ma non trova neanche la controparte che glieli spiega in maniera adeguata. Vi faccio l'esempio tipico delle previsioni del PIL, in cui non ci mettono mai le bande di confidenze, poi quindi tutti si lamentano che magari sono sbagliate, allora il governo l'ha fatta apposta. Molti non capiscono perché non hanno una cultura sostanzialmente di che cosa si sta parlando quando si producono per esempio le previsioni del PIL. Ma non è solo questo, ci sono anche varie altre cose, no? E questa figura che noi forniamo secondo me ha le caratteristiche di fare il ponte. E sapete, chi mette in contatto due cose generalmente ha dei grossi guadagni, no? Dal punto di vista della carriera. E poi qui c'è Monica Pratesi, guardate, questa è una classica cosa che ho messo perché mi obbliga a metterla, ma sostanzialmente, però, no, invece è importante che all'interno di questa official statistics si declina anche in progetti europei. E quindi di fatto vuol dire c'è anche una forte attività di ricerca che chi fa questo corso si trova impegnato, cioè si trova già pronta, diciamo, ed è un vantaggio. Allora, cosa vogliamo fare nel futuro? No, questa è la foto finale che la lascio. Cosa vogliamo fare nel futuro? Beh, secondo me abbiamo ancora da far capire bene a molti studenti di MSE quali sono le potenzialità del corso. E qui ho cercato di farvele capire un po' a voi, ma che non siete...
E sostanzialmente è sempre il problema di fare capire agli studenti quanto loro hanno molte volte davanti agli occhi ma non lo vedono, un classico direi, anche dal punto di vista di chi fa ricerca. Abbiamo l'idea anche di portare avanti tutta una serie di tematiche col centro da GUM, sempre riferite all'ufficio statistico. Il centro da GUM è una cosa che stiamo sviluppando e penso che diventerà un po' un perno di quelle cose che stiamo facendo noi, e chiaramente fondamentale, come ho già detto, l'Istat. Per noi è fondamentale l'Istat, più che Eurostat direi l'Istat, perché abbiamo forte interazione e sinceramente ci sono le competenze per crescere, sia da una parte, cioè a Pisa e Sant'Anna, ma anche sostanzialmente dentro l'Istat. E questa è la foto finale, no? dei protagonisti. Questa la conoscete, il professor Biggeri, e questa la nostra immancabile segretaria, senza di lei non si farebbe nulla, Francesca Pinzauti, e questo è un gruppo di studenti di quest'anno, sì. Come vedete la classe è un po' variegata, quindi chi studia queste cose ce n'è un po' di tutti i tipi, e vorremmo anche, e ci teniamo particolarmente, perché noi pensiamo di essere sostanzialmente un prototipo, no? No? Per esempio questo ragazzo viene dal Ghana e noi pensiamo che anche l'Africa o i paesi africani dovrebbero andare in questa direzione. Produzione di buoni dati statistici e persone che possano interloquire con l'autorità di politica economica, che questo potrebbe essere World Bank, Fondo Monetario e altre cose, per gestire in maniera un pochino più non etero diretta dall'esterno le decisioni di politica economica. Vi ringrazio. Grazie. È ritornato in vita. Bene, prego, vieni, prego. Vieni qua. Sicuramente l'avrà detto anche prima, è un corso di laurea che parte dopo le superiori, insomma, dal primo anno è una specialistica dopo. Ok, allora. Grazie. Allora, questo è un corso di laurea magistrale, cioè quindi dovete fare prima un triennio. Le caratteristiche per accedere a questo corso di laurea magistrale, devo dire, sono le più varie. Cioè abbiamo ingegneri, quindi triennale di ingegneri, triennale addirittura di storici, uno storico che è stato bravissimo, quello, vabbè, forse, sì, quello veramente forse è un'eccezione. Si è laureato ieri, lui? No, un altro, ancora okay. Prima, sì, ok. E, insomma, è chiaro che ci serve una triennale, a meno di eccezioni notevoli, tipo questo storico, in cui ci sono una base tecnica, quantitativa, cioè vuol dire un po' di matematica, un po' di statistica, soprattutto, e un po' di economia. Un po' vuol dire non che dovete per forza fare una triennale specializzazione in scienze economiche, cioè vuol dire solo economia, oppure di statistica, no. Però ci servono delle basi quantitative un po' forti, perché il grande problema è il primo anno, il grande problema è lì, è formativo, quindi studiate e basta, dalla mattina alla sera, non so se vi ricordate quella dov'era lì, ecco, più o meno mi ricorda sempre molto Leopardi, studio matto e disperato, questa è un po' la tecnica, diciamo, di... Sì. Grazie. Non so se è terrorizzante dopo... No. No, terrorizzante no, però è chiaro che senza impegno non si arriva da nessuna parte, però... era importante per noi che un economista portasse anche il suo punto di vista su questo, perché molte volte la formazione degli statistici è fatta dagli statistici per gli statistici, mentre è necessario che ci sia un lavoro di collaborazione e di interazione, senza con questo rinunciare alla specificità, che è una specificità che tutti voi oggi pomeriggio avete rammentato, avendo concorso e sviluppato dei prodotti che richiedevano il ragionamento statistico. Quello, l'apprendimento dell'esperienza e la dimestichezza con i metodi e la lettura dei dati, certamente sono ingredienti essenziali. Però è opportuno che ci sia una interdisciplinarietà, soprattutto
dal mio punto di vista, perché la statistica è un linguaggio sovradisciplinare, cioè serve per far parlare fra sé gli studiosi un po' in tutte le discipline. E allora, se non si impara questo linguaggio, oggi più che ieri, a mio parere, si rimane muti anche nel dialogo scientifico con gli altri portatori di interesse disciplinare diverso. E quindi era importante per la Società Italiana di Statistica, è importante sottolineare questo, ed è importante anche aprire al dialogo con le altre discipline. Ora, io lavoro in una facoltà, in un dipartimento d'economia, e quindi per me è più facile interagire con gli economisti, ma questo non vieta che, le interazioni devono essere il più possibile a raggiera anche sugli altri ambiti disciplinari. Però mi par di capire che le storie di vita che abbiamo incontrato oggi pomeriggio e di statistica forse richiedono magari qualche altro commento libero. Io alla fine abbiamo visto che cosa ha voluto, cosa ha portato la statistica nelle vite un po' di tutti. Dopo in conclusione vi dirò cosa ha portato nella mia, ma quello è ovvio che già si sa. Quindi io lascerei il tempo per un altro giro di microfono, che l'abbiamo, mi sembra, perché abbiamo una mezz'oretta, se la vogliamo usare. Prego. No, in realtà abbiamo tutto il tempo che vogliamo fino alle 17:15, perché l'idea della scuola di Atene era quella che Monica, io e te rispondevamo a qualunque tipo di domanda che ci venisse fatta. E l'idea era quella della scuola di Atene, era un po' appunto come era nella scuola di Atene, quella di girare per il giardino, no? Discorrendo di cose. Cioè, poiché fuori ci sono 32 gradi, qui ce ne sono solo 29. È già meglio qui. È già meglio qui. Allora forse possiamo cucire insieme, diciamo, le due cose e andare avanti finché non ci siamo stancati, tutto considerato, no? Bene, quindi allora il floor è aperto, esatto. Quindi gli interventi sono liberi, tutti possono chiedere a tutti, in particolare a Giovanni Barbieri e alla Monica Pratesi, quello che vi viene per la testa. Prego. No, non ho interventi da fare, vabbè, solo questo. Io ho partecipato con Barbara e con il nostro direttore all'Olimpiade della Statistica, l'abbiamo organizzata noi, e insieme alla SIS ovviamente, ovvio, certo, insieme a Marina Barbieri e Alessio Pollice, e è stata una bellissima esperienza lavorare con le scuole, con i ragazzi che abbiamo visto prima, ma anche con gli altri ragazzi, insomma. Anche gli altri, se vogliono dire, chi vuole intervenire? Allora rompo io il ghiaccio. Una cosa che mi ha, diciamo, delle varie tutte interessanti che abbiamo sentito oggi, una competizione che mi ha colpito particolarmente è stata quella di Statistics Under the Stars. Perché? Perché secondo me questo è, come dire, l'anello mancante forse tra l'approccio, chiamiamolo così, professionale che io mi trovo a vivere come statistico ufficiale e l'approccio, se volete, più accademico, ed è il problem solving. Cioè per me, nella mia esperienza, una delle cose che mi hanno portato all'Istat è stata appunto la possibilità di affrontare problemi, provare a scoprire quali fossero le informazioni quantitative e statistiche disponibili per cercare di o di risolvere un problema o comunque di costruire, diciamo così, una risposta, un insieme di risposte a casi specifici, a casi generali, a partire dall'informazione quantitativa. Quindi vi chiederei a voi vincitori di Statistics Under the Stars se io ho avuto in questi 5 minuti l'impressione sbagliata, oppure se effettivamente avete vissuto almeno 3 edizioni diverse, no? Tra tutti e 3 voi, questo approccio di tipo appunto al problem solving per voi è stato un momento chiave della vostra esperienza.
Assolutamente sì, confermo, e sicuramente la capacità appunto di risolvere problemi è stata fondamentale in quelle notti e a maggior ragione in un'occasione in cui si aveva un tempo veramente limitato a disposizione, perché si dovevano fare delle analisi comunque complesse in pochissimo tempo, quindi oltre alle capacità di problem solving c'erano anche quelle di lavorare sotto pressione, e quindi sì, confermo assolutamente. Non so se voglio aggiungere. Sì, diciamo la chiave della la difficoltà principale non era tanto il problema, che sì, uno leggeva il testo e ce l'aveva immediatamente chiaro cosa volesse fare, ma erano le tempistiche, perché uno si ha a disposizione una notte, però diciamo tra il pulire il dataset, scegliere il modello adatto, il tempo vola, e quindi diciamo la difficoltà principale è essere veloci e bravi allo stesso momento. Sì, diciamo che concordo con i miei colleghi, e diciamo che la chiave di svolta è soprattutto la collaborazione, perché appunto il lavoro in team ti permette poi di portare avanti un qualcosa che magari ovviamente da solo sembra un qualcosa di insormontabile. Quindi fortunatamente diciamo già in questa magistrale che stiamo facendo c'è molta pratica, quindi siamo abituati ogni giorno ad affrontare diciamo progetti diversi sempre in team, quindi questo sicuramente è un qualcosa che poi ci porterà vantaggio in quello che è il mondo lavorativo, che è differente ovviamente da quello che è il mondo accademico. E niente. Poi raccontiamo, cioè un'altra cosa che mi veniva in mente mentre ascoltavo prima è io che mi occupo un po' di cultura statistica in senso lato, no? Come dicevo prima, sto sul lato del ruscello, sull'uso delle statistiche più che sull'uso degli strumenti statistici. Per noi l'osso più duro sono gli adulti, no? Perché nella scuola, bene o male, chi entra in una scuola anche dalla prima elementare, poi a maggior ragione via via che cresce, sa che quando entra la mattina alla scuola si introduce in un ambiente che è dedicato all'apprendimento, quindi non ha delle aspettative troppo diverse da queste. Poi magari è fortunato, magari è sfortunato, ma comunque si trova in un contesto che è chiaramente un contesto educativo, di istruzione, eccetera, eccetera. Quindi poi dipende dalla bravura degli insegnanti, chiaramente dipende dai curriculum, e quindi forse su questo è importante tornarci a un certo punto, su quello che è quello che discutevamo tra le righe prima, matematica applicata o statistica. E da un altro punto di vista, è stata introdotta questa materia cittadinanza e costituzione, c'è un progetto di cui tra l'altro parleremo domani qua, di cittadinanza digitale, che ha molto a che fare con l'uso di strumenti statistici, però ci muoviamo in un contesto vario, variegato, da migliorare, ma definito. Il rapporto con gli adulti è molto difficile. Il rapporto con gli adulti è molto difficile perché sappiamo poco quali siano i possibili canali per raggiungerli. C'è la vasta tematica della divulgazione, no? In cui abbiamo in Italia, tutto considerato, pochi modelli. Abbiamo Piero Angela, mo abbiamo Alberto Angela, ma ci finiamo lì. Non abbiamo Attenborough, non abbiamo National Geographic, eccetera, eccetera. Qualcuno stamattina ha citato, sempre in quest'aula, il maestro Manzi, non è mai troppo sì, tardi, sì. Ma stiamo parlando del 1960, insomma. No? Non abbiamo una tradizione di questo tipo. Come raggiungere gli adulti? Allora mi chiedevo se, dopo aver visto il filmato sugli smartphone, se forse non si poteva mettere in piedi un qualche tipo di progetto che attraverso l'attività dei ragazzi a scuola potesse in qualche modo raggiungere i genitori. Quindi io faccio questa domanda a voi e anche alla vostra insegnante e anche ovviamente agli studenti di Fermo. Vado però...
Ma io penso che nell'idea di partenza c'era il lavoro da sviluppare anche con gli adulti proprio per un confronto, per capire le differenze, eccetera. Poi a un certo punto i tempi erano stretti e quindi abbiamo deciso, sì, sono intervenuti alcuni, ma altri non riuscivamo a raccoglierli facilmente o comunque erano selezionati perché erano direttamente legati ai ragazzi. Quindi non l'abbiamo fatto in questo modo. Sì, infatti no, il discorso sarebbe stato quello di avere due popolazioni che fossero anche, non dico indipendenti, ma quasi, insomma, no? Questo mm-hmm. poteva essere un'idea. Vedremo nei prossimi anni cosa possiamo fare, se integrare o rivedere, eccetera. Rivedere il percorso e riproporlo in maniera simile, aprendolo anche a una o anche solo a una categoria adulta. Voi avete parlato un momento, avete parlato in famiglia di questo progetto? Mm-hmm. Io sì, e come penso anche gli altri, e ci hanno appoggiato, tant'è che appunto hanno dato anche la loro disponibilità nel compilare il questionario e anche nel portarci qui, insomma, hanno dato il loro contributo. Certo, la famiglia è presente sempre in qualche modo dietro le iniziative. Sì, sì, dai, diciamo, sì, penso anche le altre soprattutto. Però la cosa che diceva Giovanni poi richiede una riflessione ulteriore, ma volevi intervenire te? No, faccio un commento un po' pedagogico, anche se non dovrei farlo. Cioè, più che altro perché si è vinto un Nobel dell'economia, l'hanno appena dato a questo Richard Thaler, che nessuno di voi conoscerà. Qualcuno di voi lo conosce? No, più o meno, di nome, così. Allora, faccio il commento pedagogico, perché Thaler è famoso perché dice che è inutile molte volte che tu cerchi di insegnargli la, non so, tipo, un po' di, per esempio, matematica finanziaria. Tanto le persone hanno deficit cognitivi che di fatto non vuol dire nient'altro che usano male la statistica per fare calcoli, se la vogliamo proprio dire proprio così, e quindi è meglio dargli quelli che lui chiama nudge, no? Gli dai delle noccioline in cui te cerchi di stradarlo con piccole cose in modo che lo inganni quasi per fargli fare queste, diciamo, le decisioni che sarebbero secondo l'economista ottimali. E questa è esattamente l'altra alternativa, perché in economia c'è tutto questo grande filone paternalistico dell'alfabetizzazione finanziaria. Io lo trovo paternalistico, no? Cioè vogliono insegnare alle persone, ah, ma perché non metti da parte soldi per la tua pensione, no? E trovano generalmente tutte queste cose che non le vogliono fare questi individui. Negli Stati Uniti è famosa questa cosa. La riforma, per esempio, di Obama era esattamente così, era un nudge, non era obbligatorio. Ora, non vorrei che con la statistica si rischiasse di fare la stessa identica cosa, no? Cioè, te devi spingere queste persone, dici, ah, ma devi usarla bene la statistica, perché, capito, ti diciamo così. Esattamente, cioè, non vorrei... No, perché l'economia di questo tipo è fortunatamente, ed è un premio Nobel super meritato, purtroppo, e questa è la seconda parte pedagogica, non viene insegnata quasi per niente nelle superiori. C'è un buco formativo incredibile. Quando tu vai a vedere un manuale del superiore di economia e diritto, capisci perché il livello qualitativo, si registrano dei giudici, è così basso quando discutono di economia. E, esatto. Sono un disastro molte volte alcune sentenze. E quindi è chiaro che io forse ci abbiamo una colpa noi. Cioè, non è che loro non apprendono, è che noi non gli insegniamo bene. Non so se è chiaro. Vedi? E infatti volevo esattamente sentire cosa ci dicevano i colleghi. E questa è la mia domanda. Mi volevo proprio agganciare a questo, infatti. Il presidente qui diceva dello scontro con gli adulti piuttosto che con i ragazzi, no? E bisognerebbe scontrarsi, infatti io mi scontro quotidianamente con i colleghi di matematica che si ostinano a non inserire in argomenti di statistica e di probabilità alle superiori, nonostante siano presenti le linee guida nazionali che ci obbligano, tra virgolette, a parlare di questo, e quindi stiamo cercando a fatica, ma direi che comunque negli anni ci stiamo riuscendo a diffondere, almeno nella nostra scuola. Posso prendere il volo? Scusami, ora poi ma secondo te questa è pigrizia intellettuale? Quindi c'è un'inerzia, c'è mancanza di incentivi, secondo te, individuali, c'è colpa di dove la individui? Allora, secondo me sì, è un po' di pigrizia, perché diciamo lo scontro è con quelle persone che sono un po' più vicine, diciamo, alla pensione, e quindi hanno poca voglia di rimettersi in gioco perché magari
statistica e probabilità sono al di fuori un po' di quello che è stato il loro percorso. Mm-hmm. Da parte di quelli più giovani c'è invece un maggiore interesse magari a queste cose. Sì, direi più pigrizia che altro. Scusa, però credo che tra virgolette parte della responsabilità è parte fra le virgolette, perché responsabilità rimane, sia del nostro ministero e dei provvedimenti che fa, perché per la formazione degli insegnanti sono stati destinati dei crediti specifici per tanti ambiti disciplinari, ma non per la statistica. Per cui se vuoi diventare insegnante, che ne so, di lettere, c'hai crediti di natura, cioè crediti legati a materie psicopedagogiche, ma anche storiche, ma anche matematiche, ma anche per la didattica dell'ambito a cui ti vuoi dedicare. Ma non ci sono mai crediti di statistica specifici. Ora, questo fa sì che nel bagaglio culturale di un insegnante magari ci sono quei due o tre tools di pedagogia, quei due o tre tools di didattica della storia, due o tre tools di economia a seconda dei percorsi, ma non c'è mai un toolbox di concetti di statistica. E allora è chiaro che poi il docente si trova a doverli fare da sé. Tempo fa con la Società Italiana di Statistica si pensò di fornire dei corsi di formazione che potessero essere presi dai docenti con i crediti e il carico che dal punto di vista curricolare ciascun docente deve tenere e deve soddisfare. Non è facile organizzare corsi di questo genere perché di nuovo si capisce l'utilità del corso di matematica, si capisce l'utilità del corso di approfondimento magari da altre discipline, ma si capisce meno l'utilità del corso di formazione in statistica. Allora, io quando mi rendo conto di questo dico, certamente non c'è un gigante cattivo che ce l'ha con gli statistici, vuol dire che qualcosa nel corso degli anni a un certo punto si è diretto dalla parte sbagliata, che può essere responsabilità anche di chi ha formato le generazioni successive di docenti, oppure può essere magari che per pura inerzia o caso non siamo arrivati a premere le leve giuste, perché non è possibile, torno a dire, per me è quasi un mistero, non è possibile che il ragionamento statistico che è alla base dell'apprendimento dall'esperienza di qualunque essere umano fino a una certa età è presente nella vita quotidiana, poi improvvisamente scompare e sembra che neanche la massaia, scusatemi se mi permetto di fare forse un esempio che è poco felice dal punto di vista delle parità di genere, però neanche la massaia che va a fare la spesa è capace di tenere sotto controllo il livello dei prezzi e delle quantità offerte per poter fare la scelta del detersivo migliore, cioè è come se si fosse annebbiato in un certo momento proprio questo questa capacità di leggere dati quantitativi non riferiti a un'unica unità ma a un collettivo di unità, sintetizzarli e usarli per prendere decisioni. Insomma, io vorrei sapere quanti di coloro che si qualificano consumatori dal punto di vista del marketing e vanno al supermercato stanno attenti a quanto costi il prodotto al chilo piuttosto che a confezione, perché guardate che questo ragionamento è un ragionamento difficile da fare e non lo so se lo insegnano a scuola, questo me lo chiedo. Quindi c'è molto da lavorare in questo ambito e con gli adulti. E per arrivare agli adulti, a tutti gli adulti, l'unico strumento che noi abbiamo è catturare l'attenzione dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti e poi dopo gli studenti universitari già diventa più difficile, sono adulti loro. Però l'unica possibilità che noi abbiamo è intercettare dei bisogni e dare a quei bisogni delle risposte che usano la statistica. Ho fatto l'esempio del supermercato, questo è uno. Insomma, fatto sta che abbiamo da lavorare parecchio e di nuovo questo tipo di attività è un'attività che richiede
la collaborazione tra discipline e anche un partenariato che vede non solo le società scientifiche e le università, ma anche le istituzioni, l'Istituto Nazionale di Statistica in primis, attivi e disponibili, perché da soli si fa poco. Insomma, io ho una platea di accademici che magari può stare anche a sentire quello che dico io, però la platea di accademici è una comunità speciale, no? Non arriva alle famiglie. Quello di cui abbiamo bisogno è proprio una literacy che arrivi alle famiglie, ma questo non perché vogliamo far diventare la statistica, la disciplina sovra le discipline, no, perché se si vuole essere cittadini attivi, cioè rendersi conto di quello che succede intorno a noi e far sì che i nostri figli imparino a rendersene conto, è doveroso trasmettere questa capacità di leggere fenomeni collettivi e leggerli in modo quantitativo, oggettivo, ripetibile, asettico, non di pancia ma di testa, che se noi non riusciamo a trasmettere vuol dire che il mondo deve andare così, non lo so, io voglio fare discorsi apocalittici, però fatto sta che riconosco questo tesoro formativo e vorrei insieme riuscire a trasmetterlo a tutti. Prego. A mio parere un'altra causa di questo argomento è il fatto che nel corso dei 5 anni di liceo, di istituto, mancano ore. Cioè in un programma di matematica o di scienze abbiamo veramente tante cose da studiare e in questo la statistica è un po' sacrificata. Infatti, per farle un esempio, quest'anno che abbiamo fatto appunto questo concorso, ci sono stati giorni in cui ci siamo fermati a scuola ore in più per lavorare appunto sulla statistica. Quindi c'è stato uno sforzo da parte nostra, perché le ore di matematica comunque noi dovevamo finire il programma e abbiamo aggiunto questa cosa di statistica. Quindi. Infatti la domanda forse è: vogliono che si diventi cittadini attivi con queste competenze o forse no? Perché io quando l'ho fatta da studente, questa scuola avevamo 6 ore di matematica e 3 ore di statistica, adesso con 4 ore settimanali bisogna fare il programma di matematica e qualche pillola di statistica. Allora forse la domanda, con un po' di polemica, forse è quella, anche visto che si parlava del ministero: chi comanda vuole avere cittadini consapevoli o meglio di no? No, senza entrare in questa polemica, però volevo aggiungere un commento a quello che dicevi tu. Cioè, dal mio punto di vista, dal mio punto di vista di chi sta, oltre che con la statistica, con le statistiche, no? Perché noi siamo produttori di statistiche, non sta scritto da nessuna parte. Certo, il toolkit statistico sta, secondo me, nelle discipline scientifiche a pieno titolo e deve stare nel curriculum, no? Ma poi l'uso delle statistiche può essere pervasivo all'interno delle materie. Cioè, è così strano pensare, per me non lo è così strano pensare che anche nell'italiano si possono utilizzare metodi quantitativi. Prima abbiamo citato tra le righe e Leopardi, ma si possono fare delle analisi di testo con degli strumenti statistici, coi controfiocchi che non hanno nulla, diciamo, di meno pregiato dell'analisi di Benedetto Croce o dei suoi allievi, no? L'approccio quantitativo aiuta a capire anche l'italiano. L'approccio quantitativo aiuta a capire anche la storia e la geografia. La geografia non si fa più, ma pazienza, no? Ma comunque aiuta a capire anche la storia. Quindi è vero quello che dici tu, che il numero di ore di matematica è limitato, però io non vedo un motivo al mondo, e questo lo dico convintamente, non come rappresentante dell'Istituto, ma profondamente convinto di quanto l'approccio scientifico e quantitativo sia sottovalutato in questo benedetto paese. Non credo per un complotto, credo semplicemente per ignoranza. Non è poi un caso che abbiamo i punteggi peggiori nella analisi che fa l'OCSE nelle competenze degli adulti, non soltanto in termini matematici, ma anche in termini di comprensione della lingua, no?
è un approccio forse sbagliato. A me dà molto fastidio, mi fa piacere che lì ci sia scritto palestra della conoscenza, mi dà molta noia che là ci sia scritto palestra delle conoscenze, perché le conoscenze sono un po' la tragedia di questo paese, ci vuole più conoscenza e meno conoscenze. Volevo semplicemente essere un po' meno ambiziosa e rimanere un po' anche nell'ambito accademico, perché diciamo, nella mia esperienza ho avuto la fortuna di insegnare per 2 anni anche in un dipartimento di scienze politiche il corso di base di statistica, e credo che sia importante trasmettere la conoscenza e gli strumenti quantitativi anche a studenti che vedono la statistica prettamente come il mostro cattivo, che è antipatico, per cui non se ne viene più a capo. E la cosa che secondo me, dal mio punto di vista, associare la statistica completamente alla matematica è anche un punto debole della statistica stessa, perché gli studenti si difendono e mettono un po' diciamo la scusa, ma io con i numeri non ci so molto fare, non ero bravo neanche al liceo. E questo in realtà è anche proprio il punto debole stesso, perché la potenza della statistica è oltre il numero. Se effettivamente uno si fermasse a ragionare sulle formule che la persona comune dovrebbe sapere, sono formule che nulla hanno a che fare con la matematica in senso puro. Quindi diciamo è proprio il concetto che manca, e anche la volontà di trasmettere e di far capire alle persone che ogni giorno prendono delle decisioni statistiche anche se non lo sanno fondamentalmente. Quindi diciamo, oltre agli adulti, il nostro obiettivo anche nella nostra comunità di statistici, per coloro che non si trovano a relazionarsi con dei studenti di statistica, è proprio l'obiettivo fondamentale, è trasmettere i concetti fondamentali e fargli capire e fargli percepire la statistica non come delle formule da imparare in maniera a memoria, ma il concetto, l'intuizione sottostante è quello che poi rimane e che poi magari li aiuta anche a ragionare, perché se hanno l'intuizione del concetto, le decisioni che possono prendere nei loro ambiti, che può essere la politica o l'economia o o ambito personale, sono diversi. Quindi, grazie Monia, sì, io si potrebbe anche dire ti si fa un applauso. Volendo, non stasera, ma un giorno chissà, ci si potrebbe mettere a tavolino e tirare fuori quanti sono i concetti fondanti. Secondo me bastano le dita di 2 mani, ma forse una. Certamente il concetto di distribuzione di frequenza, che è una cosa facilissima, ma è la più difficile di tutte, perché è la prima forma di sintesi, e poi si potrebbe continuare. Ma tu che sei esperta di classificazione sai che sintetizzare e classificare, la classificazione è la prima forma di conoscenza, no? Perché distingui una cosa dall'altra e costruisci il gruppo dei simili. Tutte le volte che si sintetizza si perde informazione, quindi anche questo fatto, la sintesi è importante ma fa perdere informazione. Quanta informazione perdo? Allora hai implicitamente il concetto di variabilità, di diversità, di eterogeneità. Lo posso sintetizzare questo? E qui, da qui in poi, si va avanti e ci si potrebbe stare tutta la notte a ragionare. Però alla fine bastano le dita di una mano, forse di 2, 4. Il barbiere è preparato, lo sa. No, ci hai pensato. Va bene, altri? Prego. Matematica, ok, però in realtà è verissimo la mancanza del tempo, ma in realtà la statistica è una disciplina privilegiata, perché comunque è interdisciplinare, perché il lavoro che uno va a fare è interdisciplinare. Infatti noi abbiamo avuto la collaborazione anche di altri colleghi, però e quindi uno riesce ad avere, solo se ha la collaborazione degli altri, una possibilità di dargli alcuni elementi in maniera, non dico completa, ma in modo tale che abbiano una costruzione di conoscenza vera. E quindi in realtà, e questo mi riallaccio al collega che dice, e allora lì sì che noi facciamo fatica, perché vuol dire dover cambiare il modo di fare. Esatto, esattamente, è proprio quello. Non dico più niente.
sì. Porca miseria, speravo se ne fossi scordato. Allora, la professoressa di statistica ha fatto il liceo classico e avrebbe dovuto studiare filosofia, perché quella era la sua attitudine, se non che una sua compagna di classe le disse: sai, sono stata al Dipartimento di Statistica di Firenze e ho parlato con il professor Carlo Alberto Corsini, che era uno demografo storico. E come studentesse del liceo classico noi avevamo una particolare inclinazione presso gli studi verso gli studi umanistici, e chi poteva parlare con competenza di storia, di filosofia. Quindi questa ragazza praticamente mi distolse dall'idea di iscrivermi a filosofia. Io non paga, però dissi: ma no, meglio matematica. E quindi feci dei precorsi di matematica per vedere se potevo iscrivermi a matematica con profitto. Alla fine di questi precorsi decisi che solo con la trigonometria che avevo imparato al liceo classico, nonostante mi dicessero che avrei avuto un successo spropositato perché non importava conoscere tutte le cose già da prima, ma si sarebbe imparato dopo, io ebbi paura e dissi: ma forse allora quel professore Carlo Alberto Corsini di demografia storica che mi diceva la mia amica. E insomma, si andò in visita presso il Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze e pressoché alla cieca, perché invaghite dall'idea dello storico che ci poteva raccontare la demografia degli anni passati, ci si iscrisse. Io mi sono iscritta alla scuola di statistica. Dopodiché ho proseguito gli studi, mi sono laureata in demografia, ho deciso di andare a insegnare nella scuola secondaria superiore ragioneria e l'ho fatto per un po' d'anni. Poi mi è ripresa la voglia di proseguire gli studi con il dottorato. Nel frattempo avevano attivato il primo ciclo di dottorato a Firenze in statistica applicata e ho fatto il concorso, l'ho vinto e poi da lì, diciamo, ho naturalmente proseguito la carriera universitaria. Però se vi devo dire il concetto che a me ha affascinato, la cosa che mi ha preso di questa disciplina scientifica è proprio la capacità di astrarre dalle situazioni reali dei modelli di comportamento, descriverli in modo coerente anche con il linguaggio matematico e poi non fermarmi lì ma verificarli, ritornare di nuovo all'evidenza empirica per riaggiustare il modello. È una cosa questa che nei manuali di macroeconomia, scusami, mettono in fondo, dice: ah, proviamo l'equazione keynesiana, vediamo se funziona con i dati veri. Ecco, io ero, quando ho studiato economia, perché mi sono laureata in economia e commercio al tempo, con una tesi in demografia, era la parte del libro che mi interessava di più, perché dicevo: sì, guarda là tutte queste formule, ma poi funzioneranno davvero? Ecco, la curiosità del dire: ma poi funzioneranno davvero per descrivere la realtà, mi ha poi portato verso la statistica applicata. Poi da lì è nato l'amore anche per la statistica ufficiale, ma insomma la storia mia è questa. Io sono una filosofa mancata, se la volete dire usando un termine pessimista, se volete dirlo in modo invece ottimista, devo dire una statistica riuscita, dipende, questo non lo so. Fatto sta che comunque questa passione per la capacità di questa disciplina di leggere la realtà, astrarre un modello e poi verificarlo mi è rimasta e è quella che mi ha portato poi a proseguire, nonostante tutte le incertezze della carriera accademica. Ora però si può sapere la tua di storia. La mia è una storia simile da un certo punto di vista, nel senso che io sono sempre stato portato per le scienze, però ho trovato un pochino di ostacolo nei miei genitori, non la voglio tirare per le lunghe. Per una serie di circostanze mi sono iscritto a giurisprudenza, completato giurisprudenza, accorgendomi subito che la giurisprudenza non mi piaceva. Mi piacevano due cose, cioè più una cosa era vicina al diritto vero, più mi faceva schifo. Più una cosa era lontana, quindi le storie del diritto mi piacevano perché c'era la storia, filosofia del diritto, mi ci sono laureato con un grande professore. L'altra cosa che mi piaceva era economia. E mi chiamò
qualche mese dopo la laurea il professore di economia, che era giovane per l'epoca, anche se purtroppo ormai è scomparto, che era Mario Talamona, e mi disse: guarda, a Roma c'è una cosa molto interessante, c'è un corso post-universitario organizzato da Unioncamere dove non solo non ci sono filtri particolari, ma cercano la varietà delle provenienze. Feci domanda, feci un colloquio qui a Roma con Guarini, che lui era una persona che era dietro questa cosa qui, c'era il vecchio Tagliacarne che non era ancora morto, ma insomma, con Guarini, e Guarini fu incuriosito, diciamo così, dalla mia carriera. Feci questo corso, corso di una durata di un anno accademico, partimmo in 40, arrivammo in 20, e alla fine del corso Guarini mi disse: ma perché non vieni a lavorare con me? E io ho lavorato nel privato dal 77 al 94. Nel 93 una collega che nel frattempo era venuta al Distal mi ha detto, e quindi facendo l'economista applicato, proprio l'economista applicato dall'analisi costi-benefici al piano di sviluppo regionale del Molise, per capirsi, e quindi utilizzatore di dati statistici, una collega laureata in statistica che era venuta all'Istat mi disse: ma perché non fa il concorso, fanno un concorso per dirigenti di ricerca? Io dissi: ma l'Istat, ma è la morte civile. Mi disse: no, guarda, l'Istat è molto cambiato. Io feci questo concorso, lo feci anche perché, essendo un concorso per dirigente di ricerca, era un concorso per titoli, quindi non c'era da fare nessun esame. Ci hanno impiegato circa 16 mesi a svolgere il concorso e alla fine l'avevo vinto. L'avevo vinto il primo giugno del 1994, ho cominciato a lavorare all'Istat. Guardato sempre un po' strano, naturalmente, perché uno che viene a una certa età, non si è fatta tutta la trafila interna dell'Istat, ci sono dei miei colleghi che non hanno lavorato un giorno fuori dall'Istat, quindi uno porta, diciamo, anche una cultura un pochino diversa, però devo dire che gran parte degli anni che ho passato all'Istat sono stati anni felici, anche per il fatto che ho lavorato, adesso mi spiace che due colleghi sono andati via, per molti anni al rapporto annuale dell'Istat, che secondo me, senza confronto, la cosa più bella e più interessante che si fa all'Istat, che ogni anno è una sfida nuova. C'è qualcuno di voi che ha... Arrivederci. Arrivederci e grazie. Grazie a voi, arrivederci. È arrivato anche Giuseppe. Giuseppe c'è una storia interessante. Sa che non ci dice tutto, però. Giuseppe, ci siamo a confessare. Quindi sei arrivato al te sei arrivato giusto. Come grande peccatore accademico. indovina. Barbieri. Non abbiamo neanche il problema esatto del sacerdozio femminile. Mamma mia. Vai, allora sentiamo. Ah no, io volevo fare il commercialista. Poi folgorato sulla via di Damasco il secondo anno da un professore di macroeconomia, quindi è molto più semplice da tua, quindi standard proprio, laurea, macro, Carlo Casarosa. Però io l'ho conosciuto Talamona, perché erano secondo me erano, non dico amici, ma si conoscevano molto. Cosa? No, punto e basta, poi dopo ognuno prende la classica via che fa il dottorato, fa ricercatore, poi continua. No, è una storia molto... Se non il fatto che io sono un classico professore italiano, quindi ho sempre cercato di avvicinarmi il più possibile a dove sono nato e non di fare più velocemente carriera, che è tipico degli italiani. Infatti intanto quando discuti con qualcuno, e secondo me anche Giuseppe è così, quindi... No, Giuseppe... Ora aspetta, però sei tornato a Roma. Ti ci vuole il microfono. Ecco, Giuseppe. Ecco. Allora, tieni Giuseppe. Vai. No, aspetta, prima fammi finire la mia cosa, poi dopo tu si sente la storia di Giuseppe. Io ho parlato di Carlo Alberto Corsini, ma poi il mio padre statistico è stato Luigi Biggeri con la tesi di dottorato. Da lì forse è nato anche l'amore per la statistica ufficiale, perché Luigi ha presieduto l'Istat, quindi ha avuto un percorso gli ha permesso di formare molti su quella strada. E vabbè, e quindi per strada. Vabbè, prego Giuseppe. Davvero? In mezzo così, come funziona? Devo raccontare la mia vita? Vabbè, allora, ho sentito che tu sei stato folgorato sulla via di Damasco, io invece sono nato statistico. Io nella culla già cominciavo a contare le cose.
mi ricordo da sempre, conservo ancora gli annali, i quadernetti di quando ero alle elementari e facevo le mie bellissime tabelline, le distribuzioni di frequenza, viaggio in macchina d'estate, quei viaggi lunghissimi con papà, io nel sedile di dietro, il passatempo era segnare le marche delle autovetture, no. Fiat, Volkswagen e via, destino, e finivo con la distribuzione di frequenza, quindi naturalmente no, per me era parlare di quanti elementi siamo per sapere la statistica, eh. Il primo è la distribuzione di frequenza, esatto. E io la facevo qua a 6 anni la distribuzione di frequenze, quindi non sapevo naturalmente se si trattasse di statistica, piaceva fare contare i numeri, dopodiché arrivato alla maturità, mio padre era filosofo, io volevo fare filosofia, però il mio vicino di casa invece lavorava nel marketing e mi ha detto la laurea del futuro, parliamo del 76, la laurea del futuro è la statistica, quello che si dice anche the sexy job, no? E così... Però l'ha detto Alvaria, non il mio vicino di casa. Però il mio vicino di casa l'ha detto nel 76, diamogli qualche merito, no? E poi niente, appunto, lui mi ha segnalato la facoltà, mi ha detto qui appena esci ti vengono a cercare per offrirti un lavoro, e mi sono andato a informare, mi metto in coda il giorno per andarmi a iscrivere, c'erano 2 corsi di laurea, demografico e attuariale, io non sapevo assolutamente che cosa fosse l'uno e l'altro, giuro che ho tirato la monetina e mi sono iscritto a quello demografico che all'epoca includeva anche il metodologico, mentre l'attuariale era una cosa un po' diversa, e quindi quella è stata... Esatto. Infatti, dopodiché ti devo smentire perché io non sono il tipico accademico italiano, assolutamente, perché io appunto ho fatto ricercatore dove mi sono laureato e lì ero perfettamente italiano, dopodiché però sono andato via prestissimo associato a Trento, poi sono andato a ordinario, sono dovuto andare a Padova, da Padova mi sono trasferito a Pescara, quindi ho fatto il giro d'Italia e anche attualmente tu dici io mi sono avvicinato a Roma ma la mia sede è Milano, quindi... Questo è. Dopodiché, se vogliamo raccontare poi ancora qualche altra cosa, io dopo la laurea sono diventato ricercatore immediatamente perché i dottorati non esistevano e quindi si poteva diventare ricercatore subito, e sono andato a fare il dottorato in Inghilterra perché in Italia non si poteva fare, sono andato a Cambridge e lì ho scoperto di essere ignorante come un bue, perché dopo quello che avevo imparato in realtà dopo mi è tornato utile, ma lì per lì mi sono seduto a frequentare dei corsi dove io mi sentivo, dove dicevo, beh, io vengo qui, ma insomma, io sono laureato in statistica, quelli vicino a me magari erano laureati in economia, vieni a fare un PhD a Cambridge, insomma, io gli sto un palmo avanti, e invece manco per niente, perché insomma, di fronte al foglietto dove bisognava derivare una funzione di verosimiglianza, io non sapevo dove mettere le mani, per dire, di fronte a un computer dove bisognava andarsi a stimare qualche cosa, io non avevo mai visto un computer in vita mia. Cioè l'avevo visto per la laurea, però per tirargli fuori, tutto sommato, una distribuzione di frequenza sulla base della quale poi gli ho fatto un'analisi delle corrispondenze. Però l'idea di programmare era assolutamente... Ma perché io sono anziano, insomma. Non sono giovane come voi, perché voi il computer già l'avete. Io il mio primo computer personal l'ho visto a Cambridge. Lo vedi. Voi siete già di una generazione più avanzata, però devo dire che poi col tempo in realtà quello che si dice è vero, cioè che noi abbiamo una grossa formazione di base poco pratica, questo è vero per tutte le discipline, quindi pure per la statistica, al momento l'impatto quando vai a studiare all'estero è quello di scoprirsi assolutamente ignoranti, dopo un anno però magari passi avanti anche agli altri, perché recuperare la manualità di svolgere i calcoli sul computer è più facile che non invece recuperare delle basi che poi non avrai mai più. Grazie.
Beh, chi era Fermi che diceva, no, che la ricerca del 97% Thomas Edison, 3% ispirazione, 97% traspirazione. Andiamo a prenderci un caffè, sì, ormai ci siamo raccontati tutto, ci siamo raccontati tutto. Sì, i cinque principi fondamentali, cinque concetti dei quali non si può fare a meno, ma che sono essenziali per il ragionamento statistico, per la statistica, quelli che dovrebbero essere insegnati dalle elementari in su. Va bene, quelle sì, le imparano, però in corrispondenza delle quattro operazioni. Cioè, no, spiegate bene questo, perché è uscito fuori. No. Sì. Ci salutiamo così. La distribuzione di frequenza, no? Modello. Alcuni sono utili. Il modello è il controllo, no? Diciamo così, dell'errore. Molto bayesiano. Ma alcune di queste tecniche di informazione sono Vabbè, voi mi volete sfidare a duello, ma io voglio andare a casa. Va bene, rimaniamo in contatto, Barbieri. Sì? Tanto noi per forza, il gioco lo dobbiamo finire. Ci salutiamo qui. Grazie a tutti e arrivederci.
Uno, due. Nessuno, però. Uno, due, tre, prova i microfoni, qua i livelli ci sono buoni. No, adesso, no, perché non c'ho il coso, se gli metto il tappo, è grande. Allora, uno, due, tre, prova i microfoni, poi. Uno, due, tre, perché prima parlavano, e stanno vicino e non succedeva niente. Uno, due, tre. Uno, due, tre, guardalo. Uno, due, tre, uno, due, tre. Questo è quello del secondo, no? Del quarto. Uno, due, tre, uno, due, tre. Quello, ok, ok, sta bene. Qua non mi ha mai innescato. Uno, due, tre, uno, due, tre. Uno, due, tre, uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, guarda. Non innesca. Sì, però bisogna avere sempre il livello di registrazione. Il livello di registrazione, senti, vediamo un attimo. 1 2 3 1 2 3. Allora, fammi vedere una cosa. 1 2 3. Parla di Francesco. Che vuoi fa? Che vuoi fa? Pronto, prova il microfono, sì, magni, me ne voglio andare a casa oggi. A non ero decente. Ma lo lasci tutto acceso? Sì. Spegni solo il proiettore? Sì. Io non lo spento di là. Ma non pronto, 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 uno, 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 uno. Vedi, se tu alzi quello innesca. Se tu alzi quello e passi vicino, questo innesca. Ho detto che innesca, quello devi tenere basso. Se tu tieni basso quello e tieni alti questo, se tu tieni basso questo, tipo tieni basso così, no? E gestisci questi, là non fischia. Se tu alzi troppo quelli, quello fischia. Prova, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, la, 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 pop, 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 pop. Quello è il volume generale. Perché quello esterno, quello esterno, questo qua no. La, 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 questo lo alzi, sì. Questo è il volume generale. La, 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 la. La, 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 guarda dello streaming, la, così è buono, è messo bene. Ok, quello è buono. Ora siamo alti, perché diciamo che qui parla, parla così. Nella normalità dovrebbe parlare così. Prova microfono, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ho una domanda da fare, mi potete rispondere perché no, non deve essere molto alto. Con l'azzurro sarebbe il 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Sì. Sax, 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 saxa rubra, sì, 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 una volta è fuori fuoco. Adesso, 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 sì, sì, 1, 1, 1, 2, che si sono menati qua, ci vedo se siete smontati, che è passato il generale? L'hanno sfondato, bravi, bravi, così si fa, stava a dormire. 1, 2, 3, prova il microfono, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sa, sa. Perché 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vabbè, fammi uguale. Questo era buono. 1, 2, 3, questo è il volume generale, questo è il volume generale, infatti. Questo è il volume generale, questo è il volume. Io invece sto diverso. 1, 2, 3, 1, 2, questo è l'altoparlante e questo è l'uscita. Perfetto. Famo il fuoco, un attimo.